Il vice ministro Rixi ha partecipato all'inaugurazione del nuovo battello della Guardia Costiera al porto Cala del Forte a Ventimiglia. Insieme al ministro Salvini la nostra intenzione è quella di incrementare l'organico fino a 15.000 uomini per garantire non solo la sicurezza delle nostre coste ma dei traffici commerciali, incrementare i mezzi e il ruolo della Guardia Costiera, rafforzare il sistema marittimo del paese in collaborazione anche con gli altri ministeri per garantire in ogni condizione geopolitica completo accesso alle nostre coste e totale sicurezza alla salvaguardia dei nostri mari. Oggi credo sia importante la presenza della Guardia Costiera proprio qua a Ventimiglia e di un nuovo mezzo su un territorio di confine che negli anni passati ha avuto vari episodi che riguardavano sia il tema della pesca sia il tema dell'attività di salvataggio marittimo, e quindi credo che lo Stato debba essere presente in tutti i territori di confine, quindi stiamo incrementando non solo gli organici ma anche la presenza anche ad esempio sui laghi come il Lago Maggiore, il Lago di Como, oltre al Lago di Garda dove era già presente la Guardia Costiera, per fare in modo di avere in tutte le condizioni la massima della sicurezza sia per chi si reca nel nostro territorio, nelle nostre acque nazionali per usufruirne per motivi di carattere turistico, ma anche un presidio a livello di sicurezza della navigazione e di controllo ambientale delle nostre acque. La situazione oggi fa sì che l'Europa sia diventata una grande isola, visto che le frontiere est terrestri sono completamente chiuse e rese impermeabili dalla guerra in Ucraina. Quindi è chiaro che tutta la catena logistica del nostro sistema industriale passa esclusivamente tramite il mare e per questo bisogna rendere sempre più efficienti e sicuri il nostro sistema di porti e capire che la vocazione marittima del nostro paese è e sarà in futuro una delle migliori assicurazioni per l'intera economia italiana per poter continuare a crescere. Quindi dobbiamo molto investire sul mare, stiamo discutendo con la Guardia Costiera, con la Marina Militare, con la Guardia di Finanza, con tutti i ministeri e con tutte le forze e le attività che il governo ha sul mare in questo momento. La Guardia Costiera, noi abbiamo una serie di accordi internazionali che negli ultimi anni non sono stati particolarmente seguiti, ma quello che noi stiamo facendo oggi è di trovare sempre più sinergie, soprattutto all'interno dei paesi del G7, anche per condividere procedure, attività, scambio di informazioni e quindi anche con la Guardia Costiera statunitense, la Guardia Costiera italiana ha dei protocolli d'intesa che accompagnano quelli che anche la Marina Militare che già opera con la Marina Americana in vari teatri. Mostriamo ancora una volta la vicinanza del governo, in particolare del vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi, con l'inaugurazione di un'imbarcazione della Guardia Costiera. Un ulteriore tassello per la sicurezza della nostra città, del nostro territorio. Questa volta si guarda al mare, e la nostra amministrazione è molto sensibile a questo tema, alle potenzialità del mare, di tutto il suo litorale. Si guarda alla sicurezza della balneazione, alla sicurezza dei natanti, e cerchiamo quindi tutti insieme, ognuno per la sua competenza, di dare quelle risposte in materia di sicurezza e quiete sociale per residenti e turisti nella nostra città. Dal primo giorno del mio insediamento, che mi dedico anche ai grandi temi della città, temi di prospettiva, temi che portano Ventimiglia al Ponente Ligure a uscire dall'isolamento, grazie ovviamente agli ottimi rapporti col Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti si sono fatti passi in avanti fino ad oggi inimmaginabili. Per la prima volta l'Aurelia Bis, Ventimiglia, Sanremo è entrata in un accordo di programma Mitanas con delle risorse per realizzarla. C'è un nuovo casello autostradale e arriveranno risorse anche dalla società Autostrade per la comunità di Ventimiglia. C'è in corso l'elettrificazione della stazione di Ventimiglia e quindi l'adeguamento che permetterà di far arrivare treni moderni. C'è una bellissima notizia che riguarda il rinnovo della convenzione della Varroia. Ci sono molti temi che sono a incastro tra le competenze del comune, della regione e del governo e, come dissi in campagna elettorale, oggi con la prova provata dei fatti, la filiera istituzionale che si è concretizzata sta iniziando a sbloccare importanti opere e a dare quell'immagine di Ventimiglia di grande città e di città internazionale che credo che i miei concittadini aspettavano da tempo.